di salto ostacoli, dopo il letargo invernale durato 2 mesi, torna in grande stile. La settimana scorsa l'intramontabile Nick Skelton a bersaglio nella tappa di Bordeaux. Questo weekend la Lega dell'Europa Occidentale si raduna a Bologna, che per il secondo anno consecutivo ha l'onore di ospitare una tappa della prestigiosa Volvo World Cup. Non è una frase fatta, non si tratta di propaganda. Il livello dei binomi iscritti al concorso bolognese è di assoluta eccellenza e domenica, nell'attesissimo Gran Premio che concluderà la 3 giorni, lo spettacolo sembra assicurato. Vivaci anche le prove di contorno, è appena cominciata una categoria a fasi consecutive. In campo il primo binomio, quello composto da Alberto Cocconi per l'Italia su Rio de Beaumont. È in assoluto il primo percorso di questa 3 giorni bolognese, si tratta di una categoria a fasi consecutive. La prima fase prevede 8 ostacoli, accederanno alla seconda, costellata di 5 insidie, soltanto i binomi a percorso netto. Una gara a tempo, classifica stilata in base al tempo ottenuto nella seconda fase. A quel punto si tratta di una tabella C, intanto c'è il primo errore per Alberto Cocconi. A quel punto, vi dicevo, ogni abbattimento comporterà una penalizzazione in secondi, per l'esattezza 4 secondi. Un errore nella prima fase, dunque non accede alla seconda Alberto Cocconi con Rio de Beaumont, un castrone di origine francese di 13 anni. Ancora un cavaliere azzurro, si tratta di Marcello Carraro su Chevignon. Il percorso è stato ideato dallo chef de piste Uliano Vezzani, 39enne, un percorso dove già si nota grande fantasia e sono presenti alcune insidie, fra cui una doppia gabbia. Comunque con Marcello Carraro prendiamo confidenza con il tracciato, si parte con un verticale di barriere su siepe 1,35 m. Il secondo ostacolo è un passaggio di sentiero, tavole e barriere 1,30 x 1,40, poi si va al numero 3, un altro largo a barriere pari 1,35 x 1,40, quindi il verticale su fosso 1,40 m, poi la triplice 1,40 x 1,60. Il numero 6 è la doppia gabbia, l'elemento di ingresso è un passaggio di sentiero 1,40 x 1,40, poi 2 verticali, l'elemento B è 1,40 m, anche il dritto d'uscita ha la stessa misura, la luce fra il primo e il secondo elemento è di 10,20 m, fra il secondo e il terzo è di 7,90 m. Si va al numero 7, un Oxer Croce Sant'Andrea 1,40 x 1,40, quindi il verticale sotto l'arco che Carraro sta per affrontare è netto, il percorso del cavaliere italiano, dunque si accede alla seconda fase che comincia con un verticale cosiddetto carica dei 101, 1,40 m, quindi il numero 10, ventaglio 1,40 x 1,60, poi il cancello 1,40 m, quindi c'è un'opzione, il numero 12, l'ingresso di villa, è netto il percorso di Marcello Carraro, dunque 23,62 è il primo riferimento da tenere d'occhio, 23,62, arrotondato a 23,61, dunque Marcello Carraro, autore di un'ottima prestazione in sella a Chevignon, un castrone di origine tedesca, un Holstein di 13 anni. Si comincia bene, col piede giusto, sta per entrare in campo uno dei cavalieri più illustri presenti qui a Bologna, si tratta di Hervé Godignon per la Francia su Taquin Duval, cavallo di origine francese di 11 anni. Godignon vanta una carriera agonistica di assoluto rispetto, d'altronde i cavalieri
illustri presenti qui per questa tappa di Coppa del Mondo bolognese. Sono tanti, a partire da Ludger Berbaum, il tedesco vincitore dell'oro individuale a Barcellona, Frank Schlotak, altro tedesco campione del mondo in carica e attuale leader della classifica di Coppa del Mondo, poi l'irlandese Eddie Macken, l'austriaco Hugo Simon, che fu il vincitore della prima edizione della Coppa del Mondo, l'olandese Jan Tops, che ha vinto il Gran Premio lo scorso anno proprio qui a Casalecchio di Reno, e ancora Willy Melliger, campione europeo a squadre, John Whittaker per l'Inghilterra, e avremo anche la principessa Aya Bental Hussein, la figlia del re Hussein di Giordania, che vedremo fra poco. Intanto in campo Hervé Godignon, probabilmente un cavaliere che ha raccolto meno di quanto meritasse. Pensate, non ha mai partecipato a un campionato del mondo. Ha esordito in Coppa delle Nazioni con la sua squadra nel 1977. Tre partecipazioni al campionato d'Europa, sei finali di Coppa del Mondo, un'Olimpiade, quattro titoli di campione francese. È proprio lui il detentore dello scudetto transalpino. Da battere per ora il 23,61 di Marcello Carraro. L'arco immette alla seconda fase. C'è errore proprio all'ostacolo posto sotto l'arco. Dunque quattro penalità, non può proseguire il cavaliere francese. Per ora dei tre binomi che abbiamo visto all'opera, soltanto uno è giunto alla seconda fase, appunto Marcello Carraro in 23,61. Per l'Italia Jerry Smith su Miss Holiday, cavalla di 12 anni. Jerry Smith è stato il miglior cavaliere azzurro alle Olimpiadi di Barcellona, 17esimo in sella a Governo. Ha partecipato alla finale di Coppa del Mondo nel 93 in sella a Constantin. Sono 17 le nazioni rappresentate qui a Casalecchio di Reno: Austria, Belgio, Brasile, Canada, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giordania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia naturalmente, Norvegia, Olanda, Spagna e Svizzera. Vi ricordo che la Coppa del Mondo prevede 14 tappe più la finale di Ginevra dal 17 al 21 aprile. Per ora sono state disputate 9 frazioni, l'ultima come detto a Bordeaux. Restano Bologna, Dortmund, Zertogenbosch, Parigi, Göteborg e poi la finale ginevrina. 4 penalità, anzi 8 penalità e mezzo per Jerry Smith, che dunque non accede alla seconda fase. Non si tratta di un tracciato agevolissimo, trattandosi della categoria d'apertura di questa tre giorni. D'altronde il livello dei binomi in campo è talmente elevato che l'ideatore dei tracciati deve in qualche modo essere piuttosto severo fin dall'inizio. Intanto per la Colombia Juan Carlos Garcia su Candyman, cavallo di origine olandese, un castrone di 12 anni. Juan Carlos Garcia risiede da tempo in Italia, ha montato anche per la scuderia di San Patrignano, che attualmente
ha come cavalieri di punta Franke Slotak, Emilio Puricelli, Fernando Furcade. Juan Carlos Garcia ha partecipato a due campionati del mondo, nell'86 e nel 90, e a due Olimpiadi, 88 e 92. È netto il suo percorso, superato anche il passaggio di sentiero, poi il verticale sotto l'arco. Siamo già nella seconda fase ed ora bisogna accelerare i ritmi. Diventa a questo punto una gara di velocità, di affidabilità, di maneggevolezza. Questo ostacolo prevede un'opzione, la parte sinistra fa guadagnare tempo, è più bassa, quella destra più impegnativa. Intanto c'è un errore al passaggio di sentiero, dunque un errore agli ostacoli per Candyman e Juan Carlos Garcia. Bisogna aggiungere 4 secondi, il totale è di 31 e 95. Non avrebbe comunque superato Marcello Carraro anche senza l'errore il cavaliere colombiano. È in seconda posizione per il momento, 31 e 95, ed eccola la principessa di Giordania, Aya al-Hussein, monta qui pro quo, un castrone francese di 14 anni, grande passione per la figlia del re Hussein, che è seguita nella sua attività di amazzone dall'irlandese Paul Darragh, presso le cui scuderie ha trasferito i suoi cavalli. Risiede in Europa e quindi ha possibilità di partecipare a tantissimi concorsi. La ricordiamo presente al concorso ippico internazionale di Roma e al Pavarotti International. Ha commesso un errore, dunque non potrà accedere alla seconda fase, va comunque a completare la prima. 4 penalità nel tempo di 56 e 55. Vi ricordo che il tempo massimo della prima fase è di 59 secondi, il tempo limite di 118, invece per quanto riguarda gli ultimi 5 ostacoli il tempo massimo di 33 secondi, il tempo limite di 66. Ora per la Svizzera, Willy Melliger con l'affiatatissimo Calvaro Quinto, un castrone di 10 anni di origine tedesca, è un Holstein. Willy Melliger ha al suo arco alcune frecce importanti, un record invidiabile: dall'81 ha partecipato a tutte le edizioni del campionato d'Europa e ha vinto sempre una medaglia con la squadra, è salito sul podio a livello individuale come campione nel 93, bronzo nel 95. Un cavaliere, quello elvetico, che sa controllare le proprie emozioni. Un cavallo mastodontico, Calvaro, che ho già ricordato in altre telecronache, dispone di un box doppio, cavallo dalla mole imponente, estremamente diligente anche fino a questo momento sugli ostacoli predisposti da Uliano Vezzani. Parte conclusiva della prima fase, esce indenne dalla doppia gabbia, va ad affrontare gli ultimi due ostacoli. L'Oxer Croce Sant'Andrea,
c'è un errore, anche un'infrazione di tempo, 5 penalità e un quarto per Willy Mellinger e Calvaro, che non possono partecipare alla seconda fase. Intanto rivediamo ancora una fase rallentata del percorso del binomio svizzero, immagini che ci sono offerte dall'esterna 2 di Bologna, guidata dal regista Roberto Gambuti. Ora un cavaliere canadese, l'amazzone Tanya Zeidler, monta Murphy Brown, una femmina di origine olandese di 11 anni. Tanya Zeidler è nata nel 1969 e si è affacciata alla ribalta internazionale nel 94, poi piuttosto recentemente. Comincia male la sua prova con un errore al verticale su siepe. Ha cominciato acquistando Starvos, il cavallo con cui lo spagnolo Luis Alvarez Cervera aveva partecipato al campionato d'Europa di Gijón. Per quanto riguarda le condizioni ambientali, intanto c'è un brivido all'elemento di uscita della doppia gabbia. La temperatura è ideale anche all'esterno del palazzetto, temperatura fresca ma non rigidissima. Intanto sono 4 le penalità per l'amazzone canadese, che dunque non va a insidiare il bel percorso di Marcello Carraro, che con Chevignon guida la classifica provvisoria. In seconda posizione Juan Carlos Garcia per la Colombia, 23.62 per l'italiano, 31.95 per il cavaliere colombiano. Anche il terreno, che è stato approntato appositamente per questa manifestazione, appare affidabile, ed è già entrato in campo per la Germania Hans Günther Goskowitz su Acapulco, cavallo di origine tedesca, un castrone di 9 anni. Cavaliere giovane, qui per fare esperienza, è nato nel settembre del 76. Qualche problema per lui, attenzione, medico di servizio, una riottosità da parte di Acapulco. C'è errore all'ostacolo numero 3, il passaggio di sentiero a barriere pari, 1,35 per 1,40. Ora il fosso. Superata anche la triplice in giallo e nero. Ormai compromesso il percorso del cavaliere tedesco, sono 7.5 le penalità, c'è una evidente infrazione di tempo, dunque si allontana dalle zone alte della classifica Hans Günther Goskowitz su Acapulco. Ed ora uno dei cavalieri più attesi, si tratta del tedesco Frank Zlotak su San Patrignano Vai Hai Vai. La cavalla dagli occhi azzurri, Frank Zlotak, campione del mondo in carica, attuale leader della classifica di Coppa del Mondo, beniamino del pubblico italiano, in particolare è il preferito delle appassionate italiane che, sapendo del suo arrivo, hanno fatto pervenire biglietti di stima, magari anche
numeri di telefono. Abbiamo avuto l'opportunità di fare colazione con lui questa mattina. Per il fuoriclasse tedesco una colazione a base di cereali, una macedonia di frutta, un autentico computer. Cavalla fantastica, San Patrignano Vai Ai Vai, 12 anni, origine tedesca. Non so se i nostri operatori hanno la possibilità di offrirci un primo piano ravvicinatissimo degli occhi di questa cavalla, che sono veramente particolari. Frank Zlotak è nato nel 58, può essere considerato il testimonial più efficace per quanto riguarda il settore del salto ostacoli. Continua la sua collaborazione con la scuderia di San Patrignano, che prosegue, non ridimensionata dopo la morte di Vincenzo Muzzoli. Intanto se l'è presa molto comoda Frank Zlotak, che è andato praticamente al passo, evidentemente voleva solo far prendere contatto con gli ostacoli alla propria cavalla, che mantiene per le occasioni che contano. Un'infrazione di tempo, dunque non accede alla seconda fase. Per il Belgio Ludo Philippaerts su Kunwald, cavallo di origine belga, un castrone di 9 anni. Questo cavaliere lega la sua escalation nell'elite internazionale al nome dello stallone Darko. Con lui Philippaerts ha partecipato a 3 campionati d'Europa, un campionato del mondo, 4 finali di Coppa del Mondo, 1 Olimpiade. Importante come atleta questo cavallo, e anche come riproduttore. Più brioso il ritmo cadenzato da Ludo Philippaerts. Vediamo se il cavaliere belga tenterà di inserirsi nelle zone alte della graduatoria. D'altronde era impensabile che Frank Zlotak e Vai Ai Vai dessero immediatamente il massimo, sono attesi da una 3 giorni pesante. Molto diligente agli ostacoli la femmina del campione tedesco, è veramente sceso in campo, per così dire, con il freno a mano tirato, volutamente tirato. Invece si dà un grande affare Ludo Philippaerts, a cui questa gara, questa categoria a fasi consecutive, evidentemente interessa molto. Eccolo all'ingresso nella seconda fase, da qui scatta il cronometro da battere, il 23:62 di Marcello Carraro, che ha posto un'ipoteca importante, direi, per un piazzamento, anche se vi ricordo che i binomi partenti in questa prima categoria del concorso bolognese sono 79, dunque siamo appena all'inizio della gara. C'è un errore al passaggio di sentiero in arancione e blu. 29 secondi e 63. 29 secondi e 63. 4 secondi di penalità per aver commesso un errore agli ostacoli. 29 e 63. Dunque è in seconda posizione. Ha scavalcato Juan Carlos Garcia, il cui tempo era di 31:95. Primo posto sempre per l'azzurro Marcello Carraro, e ora tocca all'olandese Jos Lansink su Bollworms Libero H, un cavallo intero di origine tedesca di 15 anni. Jos Lansink è nato nel 61,
si è messo in luce particolarmente alle Olimpiadi di Seul montando Felix, cavallo che, lo ricordiamo, era di proprietà del cavaliere italiano Luca Orsini. Nel suo curriculum 4 campionati d'Europa, 2 campionati del mondo, 5 finali della Coppa del Mondo. Lo ricordiamo vittorioso nel 1994. È un cavaliere che ha il fiuto della vittoria, un cavaliere che sa vincere. Stagione per lui molto felice, il 92. Quell'annata ha conquistato i gran premi di Hickstead, di Eindhoven. Pensate, nello stesso giorno, facendo spola fra una località e l'altra in aereo, uno staccanovista del successo, Jos Lansing, che monta Bolvorms libero H. Vedete qualche riottosità da parte del saltatore. Due penalità per aver superato il tempo massimo, dunque non accede alla seconda fase Jos Lansing. Ora per la Francia Patrice Delaveau su Orion de Freiburg, castrone molto anziano, 16 anni, di origine francese. Le telecamere guidate da Roberto Gambutti ci hanno offerto il momento in cui Bolvorms libero H scalciava, libero di nome e di fatto. Ora per la Francia Patrice Delaveau, che è nato nel 65, ha esordito in Coppa delle Nazioni 11 anni fa. Nell'86 ha conquistato l'argento mondiale a squadre ad Aquisgrana. Attualmente occupa il 40° posto nella lista computerizzata della Federazione Internazionale. Orient de Freiburg ha un mantello roano. Eccolo la doppia gabbia. Verticale sotto l'arco è stato superato, vi ricordo 1,40 m. Comincia il conteggio. Ma c'era probabilmente un'infrazione di tempo, dunque per mezzo secondo il cavaliere francese non può accedere alla seconda fase. Riepiloghiamo la classifica provvisoria: in prima posizione Marcello Carraro, in seconda Ludo Philippe-Aerts, in terza Juan Carlos Garcia. Ora per l'Italia Guido Dominici su Balzan quarto, castrone di 7 anni, relativamente giovane dunque, di origine francese. Guido Dominici è piemontese, di Carmagnola, è nato nel 58, un cavaliere che si fa apprezzare per il suo stile raffinato e elegante. Ha affinato il proprio bagaglio tecnico seguendo gli insegnamenti del brasiliano Nelson Pessoa. Per lui anche un periodo di permanenza in Belgio. Eccolo alla triplice superata. Ora la diagonale che prevede l'insidia della doppia gabbia. Bene anche sui
dritti, elemento B e C della combinazione, e purtroppo non accede alla seconda fase, errore proprio all'ultimo ostacolo della prima per Guido Dominici. Mentre entra in campo il danese Thomas Velin, rivediamo ancora una fase del percorso di Guido Dominici. Velin monta Robin Z, un cavallo intero di 12 anni, è un Hanover. Il cavaliere è nato nel 75. Il padre di Thomas nel 92 acquistò Kidan de Revel, uno stallone francese molto noto agli appassionati, partner di Hervé Godignon. Anche questo cavallo è avviato a un'attività stalloniera importante. Cavaliere magari ancora un po' grezzo, ma dotato di grande grinta, grande carattere. Quattro penalità e un quarto per uno sforamento. Anche lui non può accedere alla seconda fase. Dunque ormai sono 15 i binomi che hanno visto, che abbiamo visto all'opera, e si fa più consistente la possibilità di piazzamento prestigioso per Marcello Carraro, che è entrato in campo per secondo e ha subito dato fuoco alle polveri. Percorso netto in 23 e 62, capeggia la graduatoria. Un altro cavaliere italiano, si tratta di Natale Chiaudani su Sunderland. Natale Chiaudani, l'unico cavaliere azzurro che ha partecipato la scorsa settimana alla tappa di Coppa del Mondo di Bordeaux. Poca fortuna per lui. Chiaudani è nato a Tortona, in provincia di Alessandria, nel 1960. Ha partecipato agli europei di San Gallo. Affiatatissimo con Reingold e Luin. Nell'occasione monta Sunderland, un cavallo intero di origine francese di 12 anni, c'è errore all'elemento d'uscita della doppia gabbia, dunque anche per Chiaudani disco rosso, e si ritira, saluta giuria e pubblico Chiaudani, che avrà naturalmente tempo per rifarsi in questi tre giorni. Intanto per il Brasile un figlio d'arte, Rodrigo Pessoa. Monta Loro Piana Tomboy sesto, castrone irlandese di 13 anni. Rodrigo è nato nel 72, figlio del grande Nelson. Naturalmente per lui l'imbarazzo di avere un genitore così importante nel settore del salto ostacoli. I paragoni in famiglia sono sempre antipatici, ha vissuto in un primo tempo all'ombra di quel genitore così scomodo per certi versi, poi ha cominciato, per così dire, a camminare da solo, ha ottenuto ottimi risultati Rodrigo ed ora uno dei migliori cavalieri in campo internazionale. Lo ricordiamo nel 94 ad Aquisgrana nel barrage del Gran Premio, ha lottato proprio contro Nelson.
e ha vinto il figlio in quello che viene ricordato come un duello senza esclusione di colpi. Naturalmente preziosissimo il bagaglio tecnico trasmesso da Nelson a Rodrigo. È fuori tempo comunque il cavaliere brasiliano, non accede alla seconda fase e non tutti i binomi puntano con decisione a un piazzamento in questa categoria, che serve naturalmente per far ambientare i cavalli con il tracciato, con il fondo del terreno. D'altronde si capisce immediatamente quali siano le velleità dei cavalieri in questa categoria. Abbiamo visto la grinta di Marcello Carraro, che non ha lasciato nulla di intentato e capeggia la graduatoria davanti a Ludo Philip Pires e a Juan Carlos Garcia. Adesso per l'Austria Boris Bohr su Garantì, cavallo intero di origine olandese di 8 anni. Boris Bohr è nato nell'ex Cecoslovacchia. Per i cui colori ha esordito in Coppa delle Nazioni nel 1970, poi 6 anni dopo ha cambiato nazionalità, ha acquisito quella austriaca. Per lui 6 presenze nel campionato d'Europa, 2 al mondiale, 2 alle Olimpiadi. Con qualche difficoltà è uscito senza danni dalla doppia gabbia, ma sono già 4 le penalità per il cavaliere austriaco, che dunque non può accedere alla seconda fase. Cavallo un po' pigro questo Garantì, che ha bisogno di continue sollecitazioni. Ed ora Peter Mitolo, che monta per colori danesi, monta Fioretta, una femmina di origine olandese di 9 anni, sempre in testa alla classifica provvisoria Marcello Carraro su Chevignon 23-62. Poi Ludo Philip Hertz, belgio, su Kunval 29-63, in terza posizione Juan Carlos Garcia, Colombia, su Candyman 31-95. Peter Mitolo, cavaliere italiano che ha scelto di acquisire la nazionalità danese grazie all'ascendenza materna. Con i colori della Danimarca ha partecipato al campionato del mondo 94, dopo aver acquistato la cavalla Dunia, che ricorderete in precedenza era montata da Emilio Puricelli. Peter Mitolo da battere il 23 e 62 nella seconda fase di Marcello Carraro. Un errore agli ostacoli, dunque sfuma anche per lui la possibilità di un piazzamento in questa categoria d'apertura. Classifica provvisoria sempre guidata da Marcello Carraro, cavaliere nato nel 1960, è un industriale, dunque un dilettante a tutti gli effetti, non nuovo exploit del genere, ormai abituato a gareggiare alla pari nella categoria d'eccellenza. Dopo Mitolo, 8 Karsten Nagel per la Germania, in sella a Wiener Wirbel, castrone di 11 anni di origine tedesca, è un Hannover. Nagel ha esordito in Coppa delle Nazioni nel 93, quell'anno ha vinto
i gran premi, i concorsi ippici internazionali di Gera e di Drammen. Ormai ha raggiunto la sua piena maturità agonistica e si è cimentato con buoni risultati ad Aquisgrana, Berlino, Amburgo, Dublino. Cavaliere abbastanza completo. Dopo Nagel vedremo Giuseppe D'Onofrio per l'Italia. Poi Eric Wouters per il Belgio. Ricordo che il tempo massimo nella prima fase di 59 secondi, siamo al limite e infatti c'è un'infrazione, un quarto di penalità, non accede alla seconda fase, 59 e 20, per 20 centesimi dunque non può affrontare la seconda fase 8 Nagel su Wiener Wirbel. Ed ora per l'Italia Giuseppe D'Onofrio che monta Robbie Fuller Hotport, castrone irlandese di 10 anni. D'Onofrio è nato nel 67. Ha vinto con la squadra la Coppa delle Nazioni nel concorso ippico internazionale di Praga. Questa è la Robbie Fuller Blue Chip, attualmente il suo primo cavallo. Molto rispettata la triplice in giallo e nero che fino a questo momento non ha costituito un'insidia insormontabile per nessuno, ma c'è una grave defaianza all'elemento d'ingresso della doppia gabbia. 8 penalità per Giuseppe D'Onofrio che va a concludere la sua fatica, non può accedere alla seconda fase. 8 penalità al quarto. Si tratta di un tracciato abbastanza selettivo, anche perché